Comincio con il dire che questo video non sarà per tutti. Questo video è per quei pochi che mi vogliono bene, per quei pochi che tutte le settimane aspettano con impazienza un video, che vogliono sapere chi c'è dietro quello schermo, chi c'è dietro quel cappello, chi c'è dietro Frank Horseman. Bene, oggi vi racconterò di una storia molto straziante. Se sei capitato in questo canale, con questo video, non ti sto cacciando via. Però sappi che è una cosa molto personale e spero che tu possa capirla, anche se non mi conosci bene. Vi invito comunque a tutti di rimanere fino alla fine, perché sarà qualcosa di veramente straziante. Signori, eccoci qui. Siamo tornati. Io devo tenere questo perché purtroppo la mia memoria sarà quello che sarà perché non posso ricordare 3 pagine di Word. E oggi questo lo mettiamo da parte. Oggi vi parlerà non Frank, ma Daniele. Mi chiamo Daniele e lavoro al McDonald's. Lavoro al McDonald's appunto per potermi permettere di fare questo. Il mio sogno è quello di fare il filmmaker professionista. Sogno che ho ripreso in mano appunto solo ultimamente. Devo dire che grazie appunto a YouTube, qui su YouTube, sono riuscito a creare questa community di cui vado veramente fiero. E anche questo è un sogno appunto, creare questa community su YouTube. Io non pensavo veramente di arrivare a questo punto. È giusto comunque che voi siate al corrente di questa storia. I dettagli che sto per raccontarvi li conoscono solo in pochi intimi, quelli che appunto mi hanno sopportato in questi anni. Oggi vi racconterò ciò che ha fatto di me un content creator, ma non è una storia, non è una bella storia, in realtà è una storia triste e piena di dolore. Passato ormai qualche anno, correva l'anno 2019, quando mi ammalai di una, devo dire, la più brutta delle malattie al mondo. Tra l'altro direi che è anche incurabile. Mi innamorai. Persi proprio la testa per questa persona. Tra l'altro direi che una persona che comunque non ha mai ricambiato tutto quello che io provavo per lei. È vero, non le ho mai detto che quello che effettivamente provavo. Questo ha sicuramente ampliato il mio dolore. Ricordo ancora il giorno che mi si spezzò il cuore, ma lo ricordo veramente troppo bene. Quello che sto per raccontarvi di seguito è solamente ciò, la conseguenza dell'evento scatenante tutto questo. La causa fu appunto che io non vidi questa persona per un po' di tempo e me l'aveva detto appunto. E quello che vi sto per raccontare appunto fu la conseguenza di tutto ciò. Ero al lavoro, facevo un turno che era 17:21 e 30, se non sbaglio. E dalle 5 alle 6 di pomeriggio ero da solo in cucina. Quell'ora in cui io ero da solo stavo per scoppiare in lacrime. E se non fosse che alle 6 attaccava un mio collega, in quel momento stavo veramente per scoppiare in lacrime. E per fortuna passai solamente una sola ora da solo in cucina, perché se fosse stato più di un'ora sarebbe stato, non lo so, un dramma. Ero quasi in lacrime e fortunatamente arrivò questo mio collega a cui potei raccontare tutto quanto. Tutto ciò mi portò alla depressione, mi sentivo completamente abbandonato. Avete presente quando trovate quella persona che si trova solo una volta nella vita? Ecco, io ce l'avevo davanti e purtroppo non potevo farci niente. Più provavo a parlarci e più venivo ghostato. Questo causò in me ancora più malessere, se così vogliamo dire. Mi resi conto di tutto ciò, ricordo ancora ciò che mi disse la mia coscienza. Mi disse appunto: non puoi stare così per una persona. Non pensarci, lo so che è difficile, però devi farlo, non puoi stare così male. Trova qualcosa per tenerti occupato. Leggi, hai appena scoperto i Summoning e ancora non hai letto il Silmarillion. Cioè, ma cosa stai aspettando? Ci avete presente strappare lungo i bordi di Zero Calcare, no? La coscienza appunto di Zero Calcare, lui ha personificato la sua coscienza da poche parole all'armadillo. Bene, io
piano piano sono riuscito a farlo anch'io. Anch'io ho dato una personificazione alla mia coscienza. La mia non è un armadillo, è un nano caotico buono. È proprio lui, Frank. È ciò che Daniele vuole essere. Frank non è altro che ciò che io voglio essere. Ciò a cui appunto cercherò, sto cercando di diventare. Bene, avevo cominciato a leggere appunto il Silmarillion. Pensate che l'ho letto in meno di un mese. Un mattone? Per niente. Cioè, voglio dire, per come stavo messo io l'ho divorato, perché avevo appunto bisogno di estraniarmi dalla realtà per non pensarci. Ha fatto il suo dovere? Sì, devo dire che l'ha fatto completamente. Il problema è stato che quando io smettevo di leggere, piano piano l'effetto svaniva e dovevo tornare in quel mondo fantastico creato dalla penna di Tolkien, in qualche modo. Era come una droga, così vogliamo dire. Fatto sta che quando l'ho finito di leggere, la mia depressione cominciò a farsi sentire di nuovo, e senza volerlo e senza saperlo, lei causò la mia evoluzione. È stato molto doloroso, devo dirlo, eh. Non lo metto in dubbio. Anzi, forse doloroso è anche dire voler minimizzare. È stato veramente infernale. Trovai rifugio nella lettura e nella musica, e anche in altre cose che, diciamo, scaturivano dalla musica. Sempre. Però la base, diciamo che era sempre la musica. Devo dire che ho scoperto, ecco, ho riscoperto, non ho riscoperto, l'ho scoperto, perché effettivamente filosofia, arte, storia, sempre dalla musica l'ho scoperto, sempre in via indiretta, se così vogliamo dire. Nel frattempo, comunque, la situazione purtroppo peggiorava. Oltre che con lei, purtroppo questa situazione peggiorava anche con il mio gruppo di amici, che è appunto di una vita. Sapete, a lei raccontavo la situazione che stavo passando con loro e a loro parlavo della situazione che stavo passando con lei, e comunque tante volte mi sentivo preso in giro da loro, dai miei amici, perché mi chiamavano il profeta solamente perché io facevo, diciamo, discorsi astratti che non riuscivano a capire completamente. Un altro sfogo, devo dire, che ce l'avevo fortunatamente, ed era al lavoro. Mio Dio, come mi hanno conosciuto i miei colleghi. Se pensate che sì e no, sarò stato un mese tranquillo, senza entrare, prima di entrare nella depressione. E il problema è che io, essendo una persona timida, io purtroppo non sono riuscito a farmi vedere per quello che sono veramente, prima di entrare appunto nella depressione. Per cui i miei colleghi mi hanno conosciuto nel momento effettivo, quando sono entrato nella mia depressione, per cui mi hanno conosciuto veramente nel mio periodo più buio della mia vita. Devo dire che la mia fortuna è stata anche di trovare dei colleghi che mi vogliono veramente bene, che nonostante tutto sono una famiglia, nonostante tante volte non si riesce a andare d'accordo, perché purtroppo è così, però mi vogliono bene e mi hanno supportato nel momento veramente più brutto della mia vita. Il tempo passava e io continuavo comunque ad immergermi in ciò che mi faceva stare bene. Facevo lunghe passeggiate alle tombe etrusche, immerso qui nella natura, come vedete. Passavo il tempo a leggere, ad evadere da questa realtà scellerata che effettivamente non poteva capirmi. Ero sempre più convinto che questo mondo non facesse per me. Che cosa ci stavo a fare io in un mondo del genere? In un mondo che non può capirmi ed amarmi per quello che sono? Se ve lo state chiedendo, io non ho mai pensato alla soluzione finale. Cioè, vi dico la verità, in realtà speravo sempre che mi succedesse qualcosa. Ma mai, e dico mai, avrei pensato di togliermi la vita io stesso. Ogni volta però, io ve lo posso giurare, io ogni volta che ero in macchina per andare al lavoro, speravo sempre che succedesse qualcosa. Quanto ci speravo. Gli unici momenti in cui io mi sentivo bene, effettivamente, era appunto quando leggevo. Ero come in un mondo oltre. Era come se io mi trovassi lì, proprio insieme a Sherlock Holmes, appunto, quando ho letto Il Mastino di Baskerville, oppure insieme ai protagonisti dei racconti di Lovecraft. Grazie alla lettura e alla musica io mi sono avvicinato anche un minimo alla filosofia. E indovinate un po' quale dei filosofi ho amato? Ovviamente Schopenhauer. Ora venitemi a dire effettivamente che non aveva ragione. A parte quello, mi sono appassionato
anche alla filosofia di Lovecraft, il cosmicismo. Un pessimismo ancora peggiore di quello degli Leopardi. All'arte? Bene, ve lo dico subito come mi ci sono avvicinato. Quello mi ci sono avvicinato grazie a un racconto di Lovecraft, di Howard, il modello di Beakman. Devo dire che da quel momento andai praticamente a ricercare tutta quanta l'arte del macabro. Non so in realtà come si chiama, però penso si chiami così. E devo dire che amo Beksinski veramente alla follia. Beksinski lo amo alla follia e soprattutto alla sua storia, è incredibile. Quando leggevo, appunto, mi trovavo in un mondo oltre ed è proprio in quei momenti che posso dire con certezza che ci riuscivo a non pensare a tutto ciò, a tutto quello schifo che avevo intorno. Avevo un peso che mi portavo dietro, il fatto che nessuno sapesse veramente come mi sentivo. E sapevo che prima o poi dovevo scaricarlo. Sapete, in quel periodo avevo anche iniziato a scrivere. Un giorno mi era venuta in mente un'idea mentre andavo al lavoro e siccome non volevo perderla, diciamo che ci scrissi sopra un racconto. Il mio primo racconto, appunto, La storia mente, che poi terminai ufficialmente un anno dopo. Fatto sta che cominciai a prendere appunti su tutto quello che dovevo far uscire, cioè quello che dovevo scrivere e far uscire dei miei pensieri. Praticamente andavo in giro con un taccuino ed una penna in quel periodo, ce l'avevo sempre in tasca del giacchetto. Al diavolo il telefono, cioè non me ne fregava niente, volevo fare proprio old style. E ogni volta che mi veniva in mente un'idea, la scrivevo sul taccuino. Mi fermavo anche tante volte al lavoro, mi vedevano che scrivevo io. Dicevano che scrivi? Scrivo, mi devo tenere appunti perché quando ho un'idea, appunto, me la devo segnare. Arrivò quindi il giorno in cui composi il puzzle e scrissi questo racconto sulla mia depressione. Quella brutta bestia è il nome che gli avevo dato. Pensate che io in quel periodo sottovalutavo quello che stavo passando e appunto io diedi come nome quella brutta bestia alla mia depressione perché non pensavo veramente che avessi quel tipo di problema. Non volevo. È come se andavo a sminuire il tutto quanto. Non volevo chiamarla depressione perché pensavo che appunto la depressione fosse qualcosa di molto più serio e non pensavo di essere arrivato appunto al fondo del barile, a grattare il barile. Pensavo ci fosse ancora di peggio. Pensate che ho passato veramente l'inferno. Sapete, questa è veramente la prima volta che io la chiamo ufficialmente depressione e non quella brutta bestia. È la prima volta che la chiamo come la devo chiamare davanti a tutti voi. Quella brutta bestia inteso come racconto è molto lungo da analizzare e non sono qui per questo. Magari forse in futuro lo farò. Però diciamo che adesso non mi sembra il caso. E nonostante siano solo 5 o 6 pagine, devo dire che è intriso di una negatività incredibile. Però avevo bisogno assolutamente di tirare fuori tutto quanto. E devo dire che ci sono riuscito. Mi sentivo sollevato ad esserne uscito, ma ne ero uscito solamente in parte e in quel momento non me ne ero reso conto. Da lì comincia un altro periodo al quale ho dato un altro nome, il nome di un altro racconto, che è Il bambino di Elisio. Questo è un periodo molto particolare. Quello del bambino di Elisio è stato un periodo in cui mi sentivo come se fossi un alieno sulla Terra. Mi sentivo come se fossi io quello strano in mezzo a questa marmaglia di persone, quando in realtà non è vero. Sono loro quegli strani, quelli che passano una vita monotona senza avere niente, senza fare niente. Senza appassionarsi a nessuna cosa. Mi sentivo strano appunto perché facevo cose che praticamente non interessavano a nessuno. Cioè, giocavo a Pokémon, facevo passeggiate nella natura, leggevo libri fumando una pipa, ascoltando vinili di musica folk neoclassica. Cioè, cose da pazzi alla gente davanti alle persone normali. E così vogliamo dire, alle persone comuni. Cioè, voglio dire, a tutti piace giocare a calcetto. Io preferivo, anzi, preferisco ancora passare a casa a leggere, le serate a casa a leggere un buon libro. Se questa era una mia colpa. Ecco qui che Frank, ovvero la mia coscienza, esce fuori, prende forma. Praticamente è diventato il mio migliore amico. Avevo bisogno di qualcuno che poteva capirmi, che poteva capirmi veramente. E chi più di noi stessi può capirci, effettivamente?
Ancora adesso, quando ne sento il bisogno, lo vado a trovare, se mi serve, giustamente. E devo dire che mi stupirà sapere che le risposte che mi dà Frank, ovvero la mia coscienza, non sono così scontate come sembra e soprattutto non sono le cose che voglio sentirmi dire. E io ci rimango ogni volta. Io devo dire che Frank è veramente saggio e sa consigliarmi bene. Sentivo il bisogno di sfogare tutto di nuovo. Mi misi praticamente al lavoro per scrivere Il bambino di Elisio. Il racconto, appunto, che è scritto sotto il punto di vista di Frank, che appunto racconta di come io, Daniele, appunto, vivessi in un mio mondo, per appunto evadere dalla realtà. Una realtà che appunto non poteva capirmi. Vivevo in un mondo monotono, io non volevo viverci. Appunto, trovavo rifugio nella mia fantasia. In questo racconto devo dire che tirai fuori veramente tutto me stesso. Mancava però solamente una cosa per concludere il cerchio. Il finale di questa storia racconta proprio come iniziò la mia depressione. In molti reputano quella brutta bestia il mio migliore racconto. Io non so adesso per quale motivo. Certo, è vero, è un racconto veramente in cui ho messo tutto me stesso e tutta la negatività che ho tirato fuori in quel periodo. Ma io sono sicuro che io almeno reputo Il bambino di Elisio il mio migliore racconto. Perché analizzando quel racconto, Il bambino di Elisio, appunto, esce fuori veramente tutto ciò che ho passato. Non c'è solo la depressione, c'è anche come mi sentivo e soprattutto ci sono anche i fatti che hanno scatenato la de mia depressione senza volerlo. Ci ho messo veramente tutto me stesso dal periodo in cui sono entrato nella depressione in poi. Certo, quella brutta bestia veramente ha tirato fuori tutte le cose negative, ma effettivamente il bambino di Elisio, se si legge nell'ottica di cercare di capire cosa voglio dire, lì c'è veramente tutto quello che ho passato. Ed è il bambino di Elisio che veramente, su cui, il racconto su cui facevo più affidamento di tutti. Quella persona nel finale, a cui ho dato tutto il resoconto di quello che era successo dall'inizio fino alla fine del racconto, era proprio la persona di cui io mi sono innamorato. La persona che, nonostante tutto, era in grado di capirmi. Era l'unica persona in quel momento che era in grado di capirmi. Quasi dimenticavo, la scelta della location in cui ho girato il video non è scelta a caso, è scelta perché effettivamente ha un significato per me. Lì è dove è ambientato il penultimo capitolo del bambino di Elisio, ciò che praticamente fece scattare in me tutto quanto. Come ho detto, ciò che causò la mia depressione. Ed è raccontato proprio sul bambino di Elisio nel penultimo capitolo. Non è proprio quel fatto che ho raccontato sul bambino di Elisio che ha causato la mia depressione, ma c'entra qualcosa. C'entra qualcosa quello che ho raccontato nel penultimo capitolo. Mi dispiace molto, ma da qui in poi dovrò continuare io in questa stanza. Perché ho avuto dei problemi tecnici. Tanto non vi preoccupate perché manca veramente poco. E poi soprattutto perché per dire queste cose volevo che mi fosse inquadrato in faccia. Purtroppo la camera 1 era partita e me ne sono accorto solo dopo. Ora io a questa persona voglio dire solamente una cosa. Grazie, ma grazie veramente di cuore. Perché mi hai fatto veramente capire prima di tutto che cosa vuol dire essere innamorati e non è una cosa scontata, tu lo sai benissimo, quello che ho passato. Perché poi senza di te non sarei mai quello che sono io adesso, tu lo sai e ne sei anche fiera di tutto ciò. È vero, è stato un inferno, non lo metto assolutamente in dubbio, però sono riuscito ad uscirne da solo, cosa che non è stata per niente facile, lo ammetto. E questo che è successo sì e no in un anno e mezzo barra due, tutto quanto.
E soprattutto grazie perché il contributo che mi hai dato è stato veramente enorme. Io non credo di riuscire mai a ringraziarti di tutto ciò. Se te lo stai chiedendo, ovviamente non ho raccontato tutto quanto perché ci sono certe cose che sono troppo personali per essere raccontate. Ma se vorrai, ovviamente te le racconterò di persona quando vorrai. Dopo essere uscito dalla depressione, la sfida più difficile è stata non rientrarci effettivamente. Più di una volta ho avuto delle ricadute. Per motivi simili, per persone differenti, e fortunatamente mi sono reso conto in quel momento di quanto i miei amici, quanto il potere che hanno i miei amici su di me sia enorme, sia proprio una cosa che mi ha fatto bene. E infatti io ci tenevo a ringraziarli e colgo l'occasione per presentarveli e soprattutto far raccontare dalla loro parte ciò che è successo, come hanno vissuto la mia depressione loro. Darò un piccolissimo spazio anche a loro. Ciao ragazzi, io sono Francesco, abbiamo fatto anche qualche video insieme, quelli antichi diciamo, dove ancora faceva gaming Daniele e mi ha chiesto di dire diciamo dalla parte di un amico come si vedeva la depressione insomma, nelle normali giornate con lui. Io ricordo in particolare quel periodo, era un periodo che in tutta la nostra amicizia non ero tantissimo presente perché al tempo stavo spesso fuori casa, però mi ricordo che comunque non è che ce lo vedevo abbastanza, lo vedevo meno perché comunque era più estraniato e stava più da una parte. La cosa che io ricordo è che era soprattutto nei primi tempi, pensavo fosse magari un mood del momento, nel senso che tutti noi magari abbiamo un qualche momento un più o meno allegro, però diciamo lo vedevo magari un po' più distaccato, parlava spesso magari di qualcosa un po' tra virgolette strano, nel senso un po' più profondo, un po' più filosofico. Però poteva essere questo per tanti motivi. La cosa che io mi ricordo che mi fece un po' cambiare approccio su questo è stata un giorno che credo aver fatto una battuta e lui ricordo che rispose ma magari mi succede che finisce tutto. Me lo ricordo che avevo cambiato approccio su sta cosa perché in quel momento l'ho guardato negli occhi e ho visto qualcosa che non era proprio normalmente lui. Al che mi ricordo qualche volta che mi capitava di vederlo, mi diceva che magari c'era qualcosa, si vedeva, io dicevo sempre, cioè, dilla, fai quello che devi, di quello che devi dire. Secondo me è stata più una concatenazione di eventi, nel senso che secondo me gli è successa una cosa dopo l'altra. Nel momento in cui sei una persona comunque unica e quindi attorno, diciamo, non hai spesso delle cose a quale ti puoi aggrappare facilmente, perché comunque nel momento in cui sei una persona unica, quindi magari come può essere il discorso che io magari ascolto una musica diversa da tutti, mi piacciono posti diversi rispetto a tutti quanti, eccetera, già trovare delle persone con le quali parlare di questo non è magari facilissimo, ma nel momento in cui devi parlare di qualcosa di un po' più profondo, forse un po' per la timidezza, un po' perché qualcuno di noi non si è fatto avanti, gli è mancato anche un pochino un qualche supporto duraturo, cosa che l'ha portato, diciamo, secondo me, a cadere in quella situazione per un tempo anche abbastanza lungo. Perché secondo me il fatto è che nel momento in cui sei una persona unica, trovare, cioè, diciamo che ogni amico ha, diciamo, una determinata funzione per noi. Cioè, io personalmente ho vari amici tra cui lui, con lui parlo di determinate cose, cose che per esempio non parlo con altri tipi di amici. Faccio esempio, un mio amico che è strettissimo, non solo per il fatto che io ascoltassi metal, mi disse: ma tu sei un bravo ragazzo, perché ti ascolti questa musica? Una cosa sicuramente un po' chiusa, però è una cosa che per esempio con lui ne posso parlare, con altri no. Diciamo gli aspetti più grossi è che lui sicuramente vedeva tutto nero, ogni cosa non era stimolato più da niente, era completamente estraniato, aveva qualcosa di diverso negli occhi e raramente sorrideva, che lui invece insomma le risate, le cose ne facevamo in abbondanza. L'ho visto pian piano infatti uscire da questa situazione, infatti oggi è tornato quello che conoscevo, più vivo che mai, dato anche da questo successo che sta avendo secondo me meritatamente su YouTube. E credo che ognuno di noi abbia, diciamo, un determinato aspetto che ci possa dare una soddisfazione e credo che abbia trovato quell'energia positiva che lo sostiene
e che quindi lo fa rimanere a galla, perché come diceva lui comunque è facile avere delle ricadute, eccetera. Io lo conosco da credo 13, tra i 13 e i 15 anni, adesso non so bene, però comunque è tantissimo. E le cose ne ho fatte con lui, tuttora le farò, le faccio e le farò, per cui io l'unica cosa che posso dire è che se vedete qualcuno che cambia particolarmente, non lo dovete deridere, non lo dovete fargli le battute, eccetera, dovete solo cominciare a farlo parlare. E chiedere che c'ha e fargli sputare fuori tutto quello che c'ha dentro, anche se magari è una cosa particolarmente brutta, se ci tenete particolarmente a quella persona. Salve a tutti, mi chiamo Federico e sono ormai 17 anni che io e Daniele ci conosciamo e ci frequentiamo. E il periodo relativo alla sua depressione è stato un periodo un po' particolare, quindi non sono stato molto presente, o perlomeno non presente come avrei voluto. Nelle poche volte che comunque eravamo in compagnia si percepiva qualcosa di strano. Col tempo litigavamo spesso. E lui comunque tendeva a evitare comunque discussioni e confronti e semplicemente se ne andava, non ne voleva neanche sapere di rimanere lì a discutere, a parlare con noi. In quel contesto ho notato comunque che lui appunto non solo si isolava da quelle che erano questo tipo di dinamiche, ma anche da tutto il resto. Si chiudeva in se stesso con musica, libri e con la natura. Faceva queste enormi lunghe passeggiate all'interno, in mezzo ai boschi, in mezzo ai monti. Per uno come me, che comunque della lettura gli è sempre piaciuta e comunque la usava come valvola di sfogo per appunto momenti no, per me doveva essere una sorta di segnale premonitore, mettiamola così, di un momento particolare. Così purtroppo non è stato. Quando ho scoperto che effettivamente si trattava di depressione, non un semplice momento no, per me è stato un po' come un fulmine a ciel sereno, perché effettivamente non sono stato presente, non ho potuto aiutarlo come desideravo. E alla fine lui è dovuto uscire da questo periodo completamente da solo e senza nessuno che potesse dare una mano in maniera comunque partecipativa. E per me questo è un grosso rimpianto. Ciao a tutti, io sono Eros, sono un manager nel locale McDonald's dove lavora Daniele e ho conosciuto Daniele nel 2018, a dicembre del 2018, nell'occasione dell'apertura del McDonald's. Daniele è un vulcano di idee. Daniele l'ho conosciuto come una persona che tanto da dire, tante idee, una persona che vuole far sentire la sua voce alle persone, chiedeva solo di essere ascoltato. Io quando l'ho conosciuto ho sempre pensato che il peggior nemico di Daniele fosse Daniele stesso, gliel'ho sempre detto. Tutti i limiti che lui aveva, com'era, il mondo in cui si era chiuso, la bolla che si era creato, che lo stava portando alla distruzione di se stesso, se l'è create da solo. E ci tengo a ripeterlo, lui è il peggior nemico di se stesso. L'altra faccia della medaglia invece parla di una persona che per 2 anni, che io lo conosco, 3, ha lottato con questi demoni e continua a lottarci e ha perseguito i sogni suoi. Tanto quello che io dico sempre, le cose non capitano per caso, non ti piovono in testa, le cose capitano a chi fa in modo che capitino. Daniele ha semplicemente raccolto le idee, l'ha messa in ordine, si è creato uno scaffale ordinato, ha parlato con se stesso, ha scelto di emergere e venirne a capo di questa vita piuttosto che sopprimere. La forza di sta persona è che reagisce. Quindi sono contento di aver visto le due facce di Daniele, di averlo conosciuto nel momento peggiore della sua vita e di avergli visto fa un po' come l'araba fenice, no? Piano piano risorge dalle ceneri e pezzo dopo pezzo mette a posto le cose. Ricordo quando ha iniziato con YouTube, giro di mese, perché mi sa che neanche so anni, stiamo a parlare di 1.000 iscritti. La volontà è tutto nella vita, è quella che ti fa fare la differenza. L'unica cosa che mi sento di dire, ma poi è quello che io ho sempre detto, per tutto quello che verrà domani, non ti scorda mai da dove vieni, te lo dico da quando ci siamo conosciuti. Un abbraccio. Io sono Viola e sono un'amica di Daniele e ci siamo incontrati la prima volta, se non erro, 3 anni fa a un colloquio di lavoro.
e da allora siamo diventati amici. Allora, già dal nostro primo incontro ho subito notato che Daniele era una persona estremamente pessimista, e però nonostante stessimo facendo un colloquio sotto la pioggia e per un lavoro che nemmeno ci piaceva, ridevamo, eravamo molto scherzosi, lui faceva battute sulle sue sfighe e tutto quanto. Diciamo che col tempo, giorno per giorno, soprattutto nell'estate, durante un'estate dell'anno successivo, ho cominciato a notare che questo suo aspetto, che era anche, credo, un pregio molto grande, ha cominciato lentamente a svanire. Ogni giorno che lo vedevo venire al lavoro era sempre più non proprio triste, bensì stanco. Cioè la depressione lo stava stancando, sfinendo, e ovviamente questo qua si ripercuoteva non solo sul lavoro, sul non sapersi vivere bene magari quelle 3 ore di lavoro che ci facevamo insieme, bensì ho subito notato che era una cosa che andava oltre. Cioè non era che era triste perché il lavoro gli faceva magari schifo, non faceva per lui. Era triste perché c'era qualcosa di molto più profondo che lo affliggeva. E tuttora probabilmente non ho capito cosa sia questa cosa, perché è difficile anche spiegarla quando uno soffre di depressione. Cosa c'è che non va effettivamente? Credo che siano solo un insieme di pensieri e di cose che ti capitano, che ti portano a sempre di più a vedere il male in te, a non pensare che vali, a buttarti giù e a farti sentire costantemente stanco. E io vorrei dire che ho vissuto, sono stata vicina, sono stata una buona amica nei suoi confronti e tutto quanto, ma credo che come per tante altre persone, anche se cercavo magari di stare durante di cercare di rallegrargli un pochino la giornata, penso che comunque non ho mai fatto abbastanza, anche perché anch'io soffrivo dello stesso disturbo, quindi diciamo che una delle cose più brutte della depressione credo che sia che ti faccia vedere solo la tua condizione. Cioè stai così male da vederti solo te stesso, e non ti accorgi nemmeno che stando male te fai stare male tutti. E diciamo che magari per alcune persone che nemmeno conosci, alla fine non ti importa nemmeno, però per i tuoi amici, per le persone a cui tieni, i tuoi familiari, non lo so, il tuo cane, qualsiasi cosa, comunque non è una cosa che riguarda solo noi essere depressi, è una questione anche più grande. Io sono Luca Salerno, diciamo. Conosco Daniele praticamente da una vita, da quando avevo più o meno 13 anni, anche di più. Cioè, adesso io ho 28 anni, lui ha 2 anni più di me, lui sta andando per i 30. Allora, Daniele, io me lo sono vissuto molto a pillole. L'ho visto crescere, l'ho visto affrontare varie situazioni, l'ho visto fare i primi passi, vederlo diplomato, vederlo più o meno anche arrabbiarsi, vederlo piangere, ho visto di tutto. Di Daniele posso dire qualunque cosa. Ovviamente il mio tempo è molto poco, non è che posso mettermi qui a dire tutto quello che mi passa per la testa. Sono sincero, anche perché se no allungheremo il video all'infinito. Quello che mi interessa dire di Daniele, visto che stiamo parlando appunto del periodo che va dal 2019 più o meno. 2020, io ci sono stato per, diciamo, per quello che ho potuto, perché io comunque stavo studiando, facevo ingegneria, tuttora sto finendo di laurearmi. L'ho frequentato per quello che potevo, ovviamente i fine settimana, ovviamente quando mi chiamava, quando potevo, ovviamente. Non ho potuto, diciamo, dedicargli più di tanto tempo. Quello che più che altro mi ha molto stuzzicato, diciamo, il cervello. È stato il semplice fatto che lui si era talmente tanto rinchiuso che io avevo capito che lui era molto schivo. Ora, diciamo che il suo essere schivo poteva anche comunque comunicare qualcosa. A me l'ha fatto. A me l'ha fatto anche perché io ci sono passato anni prima, in una situazione in cui io stavo scegliendo, diciamo, il mio percorso universitario, e non è stato minimamente facile. Diciamo che la situazione io l'avevo intuita perché? Perché diciamo che noi in molti momenti, anche nel luogo in cui viviamo, tutto
tutti i posti che abbiamo frequentato, diciamo che non siamo stati, diciamo, quasi sempre a nostro agio. Cioè, lo dico a nostro agio nel senso che, oltre a me, oltre a Daniele, c'erano pure tantissime altre persone che avete visto già in questo video e che comunque vi hanno già raccontato, diciamo, la loro esperienza. Daniele con me ha parlato tantissimo, ha parlato veramente tanto, mi chiamava anche nei momenti in cui era molto giù, tanto giù. Io ho cercato di sostenerlo, ho cercato di tirarlo su, ho cercato di dargli dei grossi suggerimenti, anche perché essere uno costantemente non capito, non compreso, è pesante. È pesante se non sei forgiato e non hai le spalle forgiate, è ovvio che ad un certo punto rimani schiacciato sotto tutto quel peso. Ripeto, l'ho vissuto anche io sulla mia pelle, so perfettamente come ci si sente. Non è stato per lui decisamente una passeggiata, anche perché io poi ho iniziato a lavorare per una società del gruppo IBM, me ne sono andato dal posto in cui io vivevo e per Daniele, diciamo che, tra virgolette, è stata una sorta di mazzata. Anche perché io di solito mi andavo a fare il caffè da lui, ci sentivamo spesso, ci vedevamo spesso. Di lì, da un punto in bianco, io è come se fossi sparito, scendevo soltanto un fine settimana sì, un fine settimana no, per trovare i miei genitori e per trovare loro, per venire a trovare lui. Diciamo che fondamentalmente lui ha percepito tantissimo la mia assenza, pesantemente. Tant'è che lui una volta mi ha chiamato dicendomi proprio: si sente proprio che non ci sei. Daniele è iperattivo, ha tantissime, diciamo, l'hanno già detto, tantissime idee per la testa, ma proprio in virtù di quelle idee lui si sente castrato, si sente palesemente castrato. Vuoi che ha avuto vicissitudini con la famiglia, anche perché lui voleva fare un determinato tipo di scuola e lì la famiglia non l'ha potuto comprendere. Vuoi anche perché l'ambiente, ripeto, e qui voglio approfondire questo concetto, l'ambiente in cui ci troviamo non è un ambiente favorevole per quello che lui vuole fare. Daniele è un amante della musica, amante di ogni tipo di musica, la analizza, la ascolta, va a studiarla, la vede, proprio la sente, la fa sua, nel bene o nel male, perché comunque non tutti i generi vengono apprezzati da Daniele ed è normale come cosa, ognuno ha il proprio gusto personale, ma il gusto suo, diciamo che è un gusto molto particolare, è un gusto che non tutti possono capire. Il metal è una cosa, diciamo, molto elitaria. Se non sei uno che ha la pretesa, vuole studiare, vuole capire quello che sta facendo, quello che ascolta più che altro, diciamo che non è che è tanto accolta come cosa. Diciamo che Daniele, avendo questo approccio, ne ha subito le conseguenze: isolamento, tantissima solitudine, quindi soprattutto si è trovato a dover affrontare determinate tematiche quasi sempre da solo. A me me ne parlava perché, per una semplice ragione, io lo stavo ad ascoltare, alle 2 alle 3 lo capivo, gli capivo i riferimenti, perché comunque non è che uno deve per forza ascoltare quel genere di musica per capire i riferimenti che faceva lui, però ovviamente erano dei riferimenti abbastanza, diciamo, non comuni. Non è che tu tutti i giorni ti ritrovi, per esempio, a parlare di tematiche legate alla guerra, di tematiche legate al mondo latino e greco. Non ti trovi a parlare di queste tematiche tutti i giorni, cioè questo è pacifico. O ti trovi persone che sono simili a te, oppure è abbastanza complicato. Questa più o meno è stata la situazione, cioè Daniele è stato praticamente preso in giro a più riprese. In merito a questo ho fatto un bel aneddoto, perché io lui e il fratello l'ho conosciuti perché appunto venivano accanto da tutti, ci conoscevamo tutti nel paese in cui viviamo, noi ci conoscevamo tutti, eravamo praticamente, diciamo, delle mezze gnappe, si dice, eravamo piccolissimi, non eravamo nemmeno adolescenti, uscivamo, ci conoscevamo tutti bene, loro erano quelli misfrattati, perché loro non avevano i soldi, perché loro si vestivano in modo indecente, perché loro, diciamo, che si sentivano la musica strana, cioè già da piccoli per questo lui e il fratello si contraddistinguevano dalla massa. Io non l'ho accettato, lo dico proprio chiaramente, io ed un altro amico che adesso non è qui, è partito, lui sta facendo il dottorato e tutto quanto, io e lui non l'abbiamo accettato. Ci siamo messi contro una valangata di persone, tant'è che poi questa cosa si è protratta pure negli anni, ci hanno sempre deriso, sempre preso in giro, le cose non gliele mandavamo a dire, però diciamo che la ragione principale erano loro due, Daniele e il fratello,
erano loro due la ragione principale. Noi avevamo accettato il diverso, noi avevamo accettato un qualcosa che andava ben oltre di quello che doveva essere la massa. Cioè, io e quest'altra persona, che spero che veda questo video, abbiamo accettato palesemente quello che loro effettivamente sono, che erano e che saranno molto probabilmente, anche perché un temperamento come quello di Daniele e come quello del fratello purtroppo non si cambia tanto facilmente. Dico purtroppo perché alle volte un po' di flessibilità non è che faccia male. Non che questo vada torto a loro, non va torto a loro. Più che altro va torto per determinate situazioni, perché quando tu ti trovi a parlare con determinate persone e non ti capiscono, a quel punto vai pure addirittura a litigarci. Quello potrebbe essere un serio problema. Ecco, forse su questo punto potrei dire che forse avrebbero sia lui che il fratello leggermente da imparare, ma nemmeno troppo, nemmeno troppo, perché comunque quando uno si trova in determinate situazioni, magari si sente pure attaccato, è normale che ad un certo punto uno esplode. Daniele non è che esploso, Daniele è imploso, aveva dentro tutto, aveva questo magone continuo del non sentirsi accettato, di quello che voleva fare della sua vita, non sapeva che fare, perché giustamente quando uno si ritrova in una situazione come questa, che penso non è che accade solo qui, immagino, accade anche in altri posti d'Italia, tantissimi posti, no? Quante persone voi avete sentito che sono state misfrattate, sono state isolate, ma non perché loro hanno voluto isolarsi, ma proprio perché non venivano accettate. Io faccio un qualcosa di diverso, ergo sono uno scemo, questo è il punto. Daniele non è uno scemo, Daniele sa quello che vuole, io gliel'ho detto più volte, io l'ho detto a più riprese, l'ho sempre detto, ti vuoi buttare in un ambito? Fallo, non ti far problemi, siamo giovani, i giovani erediteranno il mondo, cioè questo è quello che io ho imparato anche studiando, gliel'ho detto a più riprese. Ha seguito il mio suggerimento, l'ha seguito, questo lo devo dire, l'ha seguito a più riprese, l'ha fatto. Ha tentennato, ci può stare, non si esce così di punto in bianco, stai fuori da una depressione. No, non funziona in questo modo. C'è un percorso. Daniele ha fatto dei passi da gigante, soprattutto incominciando a fare video editing. Si è appassionato moltissimo all'informatica. Ha chiesto anche a me. Faccio ingegneria informatica, è venuto a chiedere a me. Si è appassionato a varie tematiche, ha chiesto anche al fratello per quanto riguarda della fisica, si è messo a studiare dei programmi di video editing, ha cominciato ad aprirsi un canale su YouTube, ha iniziato con il gaming non l'appassionava, lo vedeva più come un passatempo, esattamente come me, ma magari ti tiene un po' più attivo il gaming, però non era quello che voleva fare. Che cosa ha fatto? Si è buttato in quello che gli è sempre piaciuto, ovvero la musica. L'ha fatto, ha continuato con il canale che già aveva aperto, che l'aveva predisposto per il gaming, e ne ha fatto un qualcosa di completamente suo, di completamente diverso, che penso, non credo che esista qualcosa del genere in tutta YouTube Italia, non penso. Quello che a me mi ha stupito, diciamo, di Daniele è stato il fatto che, come me, perché pure io, diciamo, che non ho coinvolto quasi nessuno nella mia depressione, ha fatto tutto da solo. Ne è entrato da solo, ne è uscito da solo, ha fatto uno sforzo immane, ha fatto veramente dei passi da gigante, non ha minimamente gettato la spugna, questo non l'ha fatto, ci ha avuto dei momenti no, di sconforto, tutto quello che volete, ci stanno, ci possono stare. Ma non ha gettato la spugna, cioè questo lo ribadisco come concetto, non ha mollato la presa, questo è stato fondamentale. Io ultimamente l'ho coinvolto in tantissime cose, lui ultimamente adesso ha deciso di fare un passo insieme a me, perché io ovviamente, considerando il lavoro che faccio, sto richiedendo un mutuo, mi sto per fare casa, mi sono fatto una casa talmente grande, grazie a Dio, oltretutto delle disponibilità economiche già pregresse che me lo permettono, che io ho fatto la proposta, ho detto vieni da me, così facciamo anche altre cose insieme. E lui ha accettato di buon grado, l'ha accettato, per cui come ufficializzerò la cosa, lui addirittura verrà a vivere da me, quindi le collaborazioni saranno più grosse, io contribuirò magari a questo progetto in qualche modo, avendo comunque delle conoscenze in ambito di letteratura, di informatica, in ogni caso lui l'apprezza, vuole che io stia all'interno di questa cosa, per cui io dico perché no,
E dargli una mano, sinceramente, dopo tutto quello che ha passato, sinceramente mi sembra alquanto doveroso. Mi sembra alquanto doveroso, considerando che io ho quasi un'amicizia ventennale. Sì, sì, ho quasi un'amicizia ventennale. Mi sembra che vi ho descritto più o meno a grandi linee quello che è stato il mio vissuto con Daniele. Non sono un tipo molto sentimentale, per cui mi vedete che non mi scompongo tantissimo. Vi dico che in ogni caso ne è valsa la candela. Ne è valsa veramente la pena. Dopo 20 anni, vedere una persona che viene su in questo modo e che magari può fare anche tantissimo, tanto altro, sinceramente dico che forse le mie scelte sono state molto oculate anche anni fa, quando feci quella scelta insieme a quest'altro nostro amico storico, scusate. Non soltanto per lui vale questa cosa, anche perché diciamo che tra di noi, se abbiamo parlato, se noi parliamo, ci aiutiamo a vicenda. Questa è una cosa che ci accomuna tutti quanti. Daniele, diciamo che con me si è aperto di più. L'avete sentito anche con altre persone. Però se lui avesse fatto anche con altre persone, avrebbe ricevuto lo stesso trattamento che io gli ho dato. Quindi quello che vi deve insegnare, a mio parere, quello che vi sta dicendo Daniele, quello che vi sto dicendo io, quello che vi hanno detto anche altre persone: non vi limitate, non vi chiudete. Fate l'errore più grosso della vostra vita. Perlomeno volete risolverlo da soli? Sì, può pure andare bene, ma apritevi, fatelo, non vi buttate giù, e capirete perfettamente che forse otterrete qualcosa di più e un arricchimento maggiore rispetto a tutto quello che potreste anche procurarvi da soli. Anche perché se voi parlate, le persone che veramente ci vogliono essere si faranno in quattro per venirvi incontro, per cercare di inculcarvi qualcosa, per cercare di, diciamo, non di plagiarvi, perché quello che è sbagliato, che magari potrebbe venire fuori, è il fatto che qualcuno vi voglia plagiare. Se vi vogliono plagiare è sbagliato, non vi devono plagiare, vi devono incentivare su ciò che vi piace. Questo è quello che più o meno, secondo me, deve venire fuori da tutta questa situazione. Per non avere ricadute, poi, dovevo tenere il cervello occupato, trovare uno scopo. Diciamo che durante la mia depressione ho capito che non volevo essere una persona monotona e senza uno scopo a cui dedicare la mia vita. Avevo capito in quel momento che la vita, purtroppo, purtroppo per fortuna, dipende da come la si vuole vedere, va vissuta. Cioè, siamo al mondo, purtroppo non possiamo farci niente. La vita purtroppo non è una cosa che quando ci si stufa si può buttare come un giocattolo che non si usa più. Purtroppo bisogna vivere, anche nel dolore bisogna vivere. Avevo capito che siccome bisogna vivere, volevo sfruttare tutto il tempo che mi rimaneva al mondo per poter donare al mondo tutto ciò che io riesco a far uscire da questa mia testa, che sia appunto racconti brevi, che siano video. Infatti all'inizio, essendo un appassionato di letteratura, avevo cominciato a scrivere racconti. Tuttora ancora ho un racconto in corso d'opera che dovrei concludere. Questo racconto parla di una storia che è passata molto in sordina in quel periodo. Spero prima o poi di finirlo, soprattutto perché voglio raccontare anche questa storia. Più avanti, poi, nel tempo, mi resi conto che avevo bisogno di parlare di questa mia passione che ho per la musica con delle persone. Non che i miei amici non fossero appassionati, però posso assicurarvi che sentivo proprio il bisogno di andare oltre. Nonostante tutto, io ci parlavo con loro, ma sembrava come se loro non riuscissero a capire il mio entusiasmo quando non riuscivano a comprenderlo, il mio entusiasmo quando io parlavo di musica. Ed ecco qui che decisi appunto di convertire il mio canale e dedicarlo alla divulgazione musicale. Ma questa, signori, è un'altra storia. Io penso di essere arrivato alla conclusione. Penso di aver detto tutto. Io adesso sono ancora in fase di registrazione e di montaggio. Per pubblicare questo video, signori, ci vogliono le palle enormi, ma le palle veramente enormi. Questo, come vi ho detto, sono cose che sanno veramente solo, veramente in pochi, veramente solo quelli che mi sono vicinissimi. Ho sentito il bisogno di togliermi questo peso. Spero se ne sia valsa la pena. Signori, io vi ringrazio veramente di cuore. Se siete arrivati qui, fate parte veramente delle persone più intime che mi sono vicine. Non posso far altro che ringraziarvi
con tutto me stesso. Signori, grazie a tutti per essere arrivati fin qui. Grazie per essere qui tutte le settimane ad ascoltare questo ragazzo e parla delle proprie passioni. Io non so veramente come ringraziarvi, state veramente realizzando un sogno che parte da tanto tempo. Signori, io ho parlato già fin troppo. Vi saluto e ci si becca la settimana prossima, sperando che arrivi un video come si deve. Signori, ciao a tutti.